Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in un nuovo incredibile video. Oggi rispondiamo alle vostre domande. Finalmente un bel fuck. Vi ho chiesto di farci delle domande sui nostri profili Instagram e se non ci seguite ovviamente la vostra domanda non apparirà all'interno del video, quindi vi consiglio di venirci a seguire perché, ripeto, pubblichiamo varie robe, facciamo varie domande, potete partecipare in maniera attiva alla vita del canale. Prima di partire, come al solito, sigla. Prima di partire vi comunico che ho selezionato le migliori, avrò il telefono, le andrò a leggere, quindi se mi vedete guardare giù non è perché vi sto ignorando, ma perché sto leggendo le domande. Prima domanda. Mattia Bagnoli da Mattia Bagnoli Mattia Bagnoli chiede: automobile dei tuoi sogni e quella che possiedi ora. Io al momento guido e continuo a guidare il mio Jeep Wrangler, che ormai avete visto in vari video del canale, lo trovate anche sul sito del Monopoli come scherzo, eccetera, eccetera, eccetera. Se dovessi cambiare auto andrei probabilmente con qualcosa che abbia un pochino più senso dal punto di vista dei consumi, come il Leopard 2A7 Tiger. Ha un motore MTU MB da 873, 12 cilindri, 1500 cavalli di potenza, 72 km orari e un cannone primario da 120 mm, L44. Due mitragliatrici da 7,62 con 4750 colpi e 8 lanciafumogeni. Quello che vorremmo tutti, insomma. La fanpage scrive: ciao War, ti voglio bene. Non è una domanda, ma è la fanpage, quindi bisogna citarla. Spalaur Sebastiano, che era al Junior Software Camp, chiede: cosa ne pensi di Spalaur? Che è un meme ormai. Ed è diventato un meme non solo del Junior Software Camp, ma anche di questo canale. In generale, a prescindere dalle varie marche, come giudichi la piattaforma M14? Chiede Ale Laser 05. Obsoleta, mi dispiace, però l'M14 è obsoleto. A meno che non siate collezionisti o vi piaccia giocare con delle difficoltà particolari, non consiglierei più di tanto l'M14. Allo stesso modo gioco con piastre vere nel tattico, quindi non... cioè, nel senso, vi capisco. Nicolini Mirko scrive: recensione Vector. E c'è già, l'avevo già fatta in passato, però quasi quasi potremmo farne una nuova perché sono cambiate un paio di cosette anche proprio nel modo di divulgare l'informazione. Questo messaggio è interessante. Matteo Orlando: inizialmente avevi già una base economica tua o hai dovuto chiedere ai tuoi? Quando ho cominciato tanto tempo fa, ero in terza, seconda media, quindi sì, ho dovuto chiedere un finanziamento ai miei, ma solamente per prendere il fucile, le batterie e i pallini. Per il resto non ho mai preso nient'altro che non fosse con i miei soldi, però all'epoca non c'erano tutti gli ammenicoli che ci sono addosso, il software era ancora molto grezzo, quindi non c'erano le pistole, le cinghie, tutte quelle mega robe che si usano adesso. Maro001: cosa ne pensi della regola del bang? Io la trovo solo un motivo di discussione inutili. Sono pienamente d'accordo, ma c'è un ma. La regola del bang è molto comoda quando non è tanto un sotto una determinata distanza non ci si spara, ma più che altro un se io ti arrivo dietro e sono a una distanza sensata, chiamo il bang, così tu sei eliminato e io non faccio rumore. Questo risulta molto comodo perché se siete riusciti a girare l'avversario, gli arrivate dietro e dite: bang, sei colpito, sei giù. Si può fare la stessa cosa usando un'arma bianca, quindi il coltello dummy per esempio, però insomma ci sono opzioni e opzioni. Io personalmente trovo che sia una cosa insensata all'interno soprattutto di campi di CQB e che sinceramente, cioè, se veniamo a giocare per spararci, se uno non vuole mettere protezione di faccia è colpa sua e sono problemi suoi, e soprattutto insomma bardati così spariamo a un jowl, quindi non vedo tutta questa necessità di evitare di spararci quando lo sport prevede che ci si spari addosso. Christian 2008: hai da recensire pistole nuove? Non vedo l'ora, mi mancano le recensioni. Vabbè, la recensione di pistole ne abbiamo fatte varie e ce n'è una in particolare però che uscirà tra non molto ed è la nuova pistola che ho intenzione di comprare. Red, una nuova pistola? Che cosa sarà? E non vi dico cos'è perché è molto interessante, credo che nessuno di voi ci arriverà mai. Vi dico solo che c'entra con il nono film di Mad Max. Non la capirete mai questa. Mai. Matteo Claudio Formaggio: cosa ne pensi della pasta al pesto? Ah, ecco perché formaggio. Voto da 1 a 10. Pasta al pesto con, attenzione, il pesto di mio padre, che è letteralmente il più buon pesto del mondo, gli do un 9 pieno. 10 per me è solo la carbonara, arriva a 10. Quella fatta tra l'altro da il padre della mia compagna. Forse ho risposto in maniera troppo seria a questa domanda del Stark, non lo so. Vabbè. Sul sito del Monopoli vendi anche patch?
Sì. Vendiamo. Rick Ricky R chiede come sta War. War sta così, ragazzi. Dai, dai, su. Okay. Dai, dai, forza, vieni con noi, su. No. Forza. Forza. No, 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 no. Andiamo a fare il bagnetto. Sapuntolvatore 9321 scrive: cosa ne pensi dei Navy Seals? Che sono tosti, però insomma c'è anche altro. Kurama chiede: ciao Red, cosa ne pensi dello Speed Soft? Non mi piace per niente, sono fan del realismo e lo Speed Soft non è per niente realistico. Lucifero: consigli o sconsigli l'utilizzo del binary? Ragazzi, a me il binary sta profondamente, gigantescamente, enormemente sul... Cioè, questa cosa che premo il grilletto, lo mollo e parte un colpo mi dà troppo fastidio. Per chi non sapesse cos'è il binary, semplicemente quando andate a premere il grilletto il fucile spara e quando lo andate a mollare il fucile spara di nuovo. Quindi è un ta-ta-ta-ta-ta. Vi permette di sparare in singolo molto più velocemente. A me personalmente non piace, sta sulle balle. Riconosco il fatto che sia un vantaggio non indifferente, che performi bene, però per me il fucile deve sparare in singolo o in raffica. Se gioco in un campo dove c'è l'obbligo di usare il singolo, gioco in singolo, non gioco col binary, perché altrimenti non ha senso, per ovvi motivi. Quindi, visto che non è che mi diverta più di tanto a giocare con gli altri se il mio fucile performa meglio o urla nel manico, non mi interessa e non mi fa impazzire. Anche se... Giulio scrive: quando venite a Roma, a Magnana Carbonara, cosa ne pensi dei prodotti Vega Oster? Ah, punto 1, la carbonara io l'adoro, quindi a Roma ci dobbiamo venire per vari motivi e voglio venire a mangiare la carbonara con te, sia chiaro. In secondo luogo, in seconda battuta, Vega Oster mi piaceva tanto a suo tempo, trovo che ormai però sia un po' passata di moda e ci siano marchi che si sono andati a strutturare in maniera un pochino migliore, vedi Black Hawk o chi per lui. Quello era l'ultimo commento, ragazzi, vi ringrazio per la partecipazione, sono contenuti che vengono prodotti anche grazie al vostro aiuto, quindi spero vi faccia piacere esserci all'interno. Detto ciò, io vi ricordo che siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, negozio di attrezzatura da software e tattica, e che trovate ovviamente tutti i link di quello di cui ho parlato in descrizione, che potete acquistare un sacco di prodotti interessanti direttamente dal nostro shop online, che trovate sempre in descrizione. Vi ricordo inoltre che abbiamo un canale Vi ricordo inoltre che c'è linkato in descrizione il mio canale secondario, dove pubblico altri contenuti sempre inerenti al mondo tattico e nerd. E vi ricordo inoltre che se non ci siete venuti a seguire su Instagram, non siete iscritti al canale e soprattutto non avete messo like a questo video, purtroppo questa domenica il vostro fucile smetterà di sparare in campo. Ma lo fanno, lo fanno. Detto ciò, io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui. Vi ricordo di controllare tutti i link in descrizione nuovamente, perché potreste perdervi delle cose veramente molto interessanti. Detto ciò, qui da Red è tutto, vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione ai link, mi raccomando, e come al solito, stay angry! Sono fiero di voi. Però ogni tanto un paio di domande del